Ciao a tutti ragazzi, qui è Starkey e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi apro la giornata col botto perché finalmente inauguro una nuovissima rubrica su Weedle chiamata Tempo Capsula. Tempo Capsula, proprio come dice la parola, parlerà di tutta l'evoluzione di un personaggio Pokémon, di un Pokémon stesso o anche di qualche oggetto speciale, che nasce appunto dalla propria generazione fino ad arrivare ad Ultra Sol, Ultra Luna, per fare un esempio. Infatti proprio per iniziare coi botti ho deciso oggi di portarvi un personaggio molto importante che, se metto il cappello così, penso che lo capite. E no, non sto parlando di Blaine, sto parlando ovviamente del protagonista Rosso. Infatti oggi vedremo Rosso come è nato nella prima generazione di Kanto, quindi con Rosso, Blu, Giallo e Verde, fino ad arrivare ovviamente con Ultrasole ed Ultraluna. Quindi vedremo la linea temporale di Rosso in tutti i giochi dove è stato, in tutti gli spin-off e chi più ne ha più ne metta. È un video molto interessante che avrà anche un bel po' di chicche e curiosità sul personaggio, quindi mi raccomando, guardatevi il video e iniziamo subito. Come tutti sanno, la prima comparsa di Rosso, l'allenatore più famoso della storia Pokémon, è nei giochi di prima generazione Rosso, Blu, Giallo e Verde. Il nostro scopo infatti è di diventare campione della Lega di Kanto, sconfiggere il Team Rocket e completare il Pokédex. Vi racconto anche una piccola chicca. Lo sapevate che lo sprite di Rosso nella schermata iniziale di Rosso e Verde in giapponese somiglia di più a uno dei primi artwork provenienti da Capsule Monster che al suo artwork di prima generazione? Questo piccolo errore infatti è stato aggiornato con l'avvento di Pokémon Blu, dove lo sprite della schermata è fedele al nuovo artwork, mentre per le versioni europee e americane anche Pokémon Rosso non ha questo errore. Anche nei giochi di seconda generazione il nostro Beniamino Rosso fa la sua comparsa, questa volta non più come protagonista ma come allenatore finale per completare il gioco. Infatti il ragazzino dalle poche parole potremmo trovarlo e sfidarlo sul Monte Argento, accompagnato non solo da una squadra veramente eccezionale ma anche da una delle soundtrack più epiche del mondo Pokémon. Vi racconto ragazzi un'altra chicca. La squadra di Rosso non è del tutto casuale, infatti si dice che l'allenatore provenga da Pokémon Giallo ed il motivo è molto semplice. Pikachu lì si ottiene come starter, Bulbasaur si ottiene a Celestopoli, Squirtle ad Aranciopoli, Charmander al percorso 24 e per concludere Snorlax, Eevee e Lapras possono essere ottenuti esclusivamente tramite eventi in game. Poi vabbè, Eevee si evolve in Espeon per omaggiare la seconda generazione. Inoltre con il seguire del video vedremo che ci sono molti riferimenti alla scuola di Rosso con Ash Ketchum. Rosso appare anche nello spin-off di Pokémon Stadium 2 per Nintendo 64. Non sarà per niente facile sfidarlo, ma soprattutto arrivare ad affrontarlo, dato che si dovranno prima sconfiggere tutte le palestre di Johto, di Kanto, il Team Rocket e per concludere ragazzi addirittura la Lega Pokémon. Rosso apparirà sempre sul Monte Argento, ma con una squadra completamente diversa. Infatti nel primo round avrà Meganium, Feraligatr, Typhlosion, Jolteon, Scizor e Tauros, mentre nel secondo round Raikou, Entei, Suicune, Dragonite, Espeon e Snorlax. Nel 2004 escono i tanto e richiesti remake di prima generazione, ovvero Rosso Fuoco e Verde Foglia, dove possiamo ripercorrere in maniera nostalgica tutte le avventure di Rosso. Ah, pensate che vi è in questi remake, e in realtà anche nei primi giochi, una piccola menzione sul pale di Rosso, confermandone l'esistenza. Infatti esaminando uno SNES nel centro commerciale di Azzurropoli, Rosso dirà: è uno SNES, a papà piacerebbe sicuramente. Roba da pazzi. Anche negli spin-off Pokémon Colosseum e XD vi è Rosso, pure se questa volta non ha scopo di trama. Infatti è possibile incontrarlo con il Link Multibattle, sistema che permette di collegare il Game Boy Advance al Nintendo GameCube per sfidare i protagonisti sia di Rubino, Zaffiro e Smeraldo che di Rosso Fuoco e Verde Foglia. E ragazzi, anche qui siamo al top. We'll be right back.
Spostiamoci un attimo dai giochi ufficiali e spin-off a tema Pokémon ed immergiamoci in un altro gioco dove è presente il protagonista più figo di sempre, ovvero Super Smash Bros. Brawl. Il nostro rosso viene svelato come un nuovo personaggio di gioco che utilizzerà Squirtle, Ivysaur e Charizard. Anche qui abbiamo una chicca molto interessante. Squirtle è il Pokémon più veloce ma con attacchi deboli, Ivysaur ha attacchi medi e colpisce a distanza e per concludere Charizard ha attacchi potenti ma è molto lento. Questo in realtà ragazzi è sbagliato dato che Charizard a livello di statistiche è molto più veloce rispetto alle sue controparti Blastoise e Venusaur. Nel 2011, con l'avvento del Nintendo DS, nascono i remake di seconda generazione, ovvero Hearts Gold e Soul Silver. Oltre a rivivere le fantastiche e, a mio avviso, le migliori avventure di Gold, possiamo nuovamente tornare accanto, con uno stile che veramente Sole e Luna spostatevi. Bando alle ciance ragazzi, ovviamente è possibile incontrare Rosso sempre sul Monte Argento, questa volta però non più in una grotta buia, ma su una cima innevata. Questo Rosso ha un sacco di riferimenti all'anime, al manga e ad altri videogiochi a tematica Pokémon. La sua squadra è identica a quella di Ash Ketchum durante il suo viaggio attraverso l'isola Orange, ad eccezione ovviamente di Bulbasaur e Squirtle che si sono evoluti in Blastoise e Venusaur. Inoltre coincide anche con la squadra di Red nel manga Pokémon Adventures durante il suo viaggio verso il Monte Argento, ad eccezione però di Blastoise e Charizard che li ha ricevuti in prestito da Verde e Blu. Per concludere, le mosse dei tre starter in forma finale hanno le tre mosse esclusive di terza generazione, ovvero Radicalbero, Incendio e Idrocannone, mentre Pikachu ha Locomovo. E cosa ragazzi ancora più curiosa, Pikachu possiede le stesse identiche mosse dell'anime Diamante e Perla. Non è ancora finita perché abbiamo un'ultimissima curiosità che questa volta è dedicata completamente a Snorlax. Infatti nei giochi di prima generazione vi sono due Snorlax che bloccano il passaggio per dirigerci verso Fuxiavoli e siamo costretti o a sconfiggerli o ovviamente a catturarli. Invece nei giochi di seconda generazione, sia i remake che ovviamente Oro, Argento e Cristallo, sarà possibile catturarne soltanto uno al percorso 12, confermandoci che quello del percorso 16 è stato catturato da Rosso in persona. L'arrivo dei sequel Pokémon Bianco e Nero 2 hanno regalato non solo momenti di pura adrenalina grazie alla trama di gioco, ma anche un senso di nostalgia da parte dei giocatori più veterani. Infatti tra le nuove features di questi sequel vi è il World Tournament, dove è possibile sfidare tutti gli allenatori più forti di tutte le regioni dei videogiochi Pokémon, quindi una marea di capi palestra, Super 4 e campioni. Tra questi non può sicuramente mancare il buon Red, con la sua solita squadra capitanata da Pikachu, Venusaur, Charizard, Blastoise, Snorlax e per concludere ovviamente Lapras. Questa nuova rubrica a tempo capsula sta per volgere a termine. Infatti il percorso di Rosso, per il momento, si conclude con l'avvento dei giochi di settima generazione Sole e Luna e Ultra Sole ed Ultra Luna. Il più forte allenatore della storia Pokémon sarà non solo affiancato da Blu, ma sarà anche cresciutello. Dovrebbe avere per l'esattezza dai 16 ai 20 anni. Sarà possibile incontrarlo e sfidarlo nell'albero lotta, quindi praticamente post-game, con la sua squadra di sempre, ad eccezione di Venusaur e Charizard che avranno il potere della Mega Evoluzione e la che avrà invece la Psychium Z. E niente ragazzi, anche questo video è finito. Spero con tutto il cuore che questa rubrica, ovvero Tempo Capsula, sia di vostro gradimento. Ragazzi, voglio subito avvisarvi che non è una rubrica inedita, nel senso che è già nata da un'idea di alcuni americani, soltanto che io l'ho praticamente resa in italiana aggiungendoci del mio, come per esempio comunque spin-off come Smash Bros. Brawl dove non è stato inserito, o comunque chicche e curiosità sul personaggio. Quindi mi raccomando, se questa rubrica vi piace, lasciate un bel like e arriviamo intorno ai 1500 per la prossima puntata.
puntata. Ho veramente un mondo di cose da raccontarvi dei Pokémon che non abbiamo mai parlato su Weedle. E come al solito commentatemi facendo sapere magari la prossima curiosità, che ne so, per esempio volete il tempo capsula di Gary, il tempo capsula su, che ne so, su Dragonite, qualsiasi cosa, e magari anche quella più votata da stesso voi, sarà ovviamente portata sul canale. E come al solito mi raccomando, iscrivetevi assolutamente sul canale Instagram per rimanere aggiornati con tutto quello che faccio, che sia Pokémon Xenoverse, che sia il canale, che siano le prossime rubriche e soprattutto una nuovissima sorpresa esclusivamente mia che ci sarà molto 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 presto. Ragazzi, io penso di aver detto tutto, da Capitano Starkey è tutto e da Rosso con la P, aspettate, ecco, così, perfetto, è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video, pure se in realtà se stavo facendo Rosso non dovevo parlare, ma sti cazzi, ciao!